Ciao e benvenuti qui in una delle interviste con i nostri clienti del marketing programmatico e oggi abbiamo come ospite Federico Parena che ha veramente qualcosa di interessante, molto interessante da dirci, da raccontarci, in pratica anche come ha raggiunto oltre 12.000 clienti in soli 12 mesi, partendo quasi completamente da zero. Prima ovviamente di vedere come ha fatto, quello che sono le strategie che ha implementato Federico. Vorrei far presentare direttamente a Federico chi è e cosa fa nella vita. Quindi benvenuto Federico in questa intervista Ciao Giacomo. Ciao, ciao a tutti. e senti Federico, per iniziare, cosa fai nella vita? Tu e tua moglie, cosa fate nella vita? Perché non c'è solo Federico, ma c'è anche la sua moglie. Esatto. Io e Daniela Barra ci occupiamo di aiutare tutti i genitori a connettersi con i propri figli, in modo da riportare o portare l'equilibrio nella famiglia. Quindi l'equilibrio per noi è uguale serenità e felicità. L'obiettivo chiaramente è quello della felicità in famiglia attraverso la connessione col bambino. E lo facciamo attraverso il nostro progetto che si chiama Emo Space, quindi per dar spazio alle emozioni del bambino e anche dei genitori all'interno della famiglia. Vogliamo che il genitore diventi un vero e proprio facilitatore per il bambino all'interno della famiglia, in modo che possiamo, come dire, arrivare a più bambini possibile, attraverso i loro genitori. Fantastico, ovviamente questo qui è un diciamo, problema che hanno molte famiglie oggi che voi risolvete là fuori perché ovviamente è un mercato di massa, no? Sappiamo che praticamente tantissime persone hanno dei bambini e ovviamente quando ci sono delle cose nuove e con i bambini c'è tutti i giorni una cosa nuova da dover affrontare, poi sorgono anche dei problemi, quali appunto sono anche le relazioni con i figli e quindi anche come crescono i figli e tante altre cose che ovviamente potete trovare, magari approfondire nel sito di Federico e Daniela che è genitorialcontrario.it. Ok, quindi se siete genitori vi raccomando, io sono genitore e seguo Federico, vi raccomando di farlo anche voi eventualmente, sicuramente c'è da apprendere. Ora, Federico ha un metodo molto utile. Okay, per risolvere questo problema e aiutare molti genitori, però qual era il problema, Federico, prima di conoscere il marketing programmatico Sì. che stavi affrontando? Sì, allora intanto non ho detto che siamo genitori di quattro bambini anche noi, quindi è per questo che stiamo affrontando questo percorso. Una delle difficoltà era che appunto avevamo il problema di raggiungere le persone alle quali volevamo, come dire, dedicare la nostra attenzione. Perché? Perché non sapevamo come comunicare. Con queste persone. Quello che non avevo capito e che ho capito grazie al marketing programmatico è che dovevo comunicare attraverso il loro linguaggio e questo passaggio mi mancava. Io cercavo di immettere delle informazioni nel mercato senza pensare che non potevano essere ascoltate perché non stavo parlando il loro linguaggio. Esattamente in realtà quello che diciamo ai genitori che prima devono connettersi ai bambini per potersi far ascoltare. Ecco, dobbiamo fare la stessa cosa. Ho capito che dovevo fare la stessa cosa anche nel marketing. Quindi una delle difficoltà era proprio quella di non riuscire a far comprendere il messaggio alla persona alle quali volevamo rivolgerci. E questo a cascata portava la difficoltà a raccogliere contatti, la difficoltà chiaramente anche a sostenere economicamente il progetto. Oltre che la famiglia, attraverso il lavoro che volevamo svolgere, ecco. Esatto, questo è un problema che hanno molte persone che quando si affacciano al marketing programmatico, no? Che è quello di avere un ottimo prodotto, un ottimo servizio. Il problema di molti imprenditori non è tanto avere l'ottimo prodotto e saper che aiuta le persone, cambia la vita delle persone, quanto piuttosto è far capire il valore di questo prodotto e servizio, così da farsi dare i soldi che le persone hanno guadagnato duramente, no? Che è la cosa più difficile. E senti, come hai trovato Federico, come avete trovato magari se c'è anche Daniela in questo processo il marketing programmatico? Come l'avete conosciuto? Ma sì, l'ho conosciuto io perché Daniela, appunto, lei si occupa principalmente della parte, diciamo, contenutistica
Lei è una laureata in psicologia dello sviluppo e quello è il suo, diciamo, il suo campo. Mentre la mia passione era il marketing anche, oltre alla psicologia, insomma, dello sviluppo, per cui io Giacomo l'ho conosciuto ai tempi, forse 4-5 anni fa, e ho seguito appunto la sua newsletter, anche la tua crescita, l'ho seguito. Fino a quando non ho avuto la possibilità di entrare a far parte del coaching del marketing programmatico. Possibilità che si è creata grazie al libro di marketing programmatico e ai corsi successivi. Fantastico. Ovviamente, ragazzi, per chi è interessato e sta ascoltando questa intervista, potete andare a prendere il libro gratuito, gratuitamente, pagando solo le spese di stampa e spedizione su giacomofreddi.it/libro-gratis. Okay? Trovate anche il link nella descrizione di questo video. E questo è quello che ha fatto proprio Federico. Magari mi seguiva da un po', quando ho lanciato il libro, ha guardato il libro e solo applicando quello si è potuto permettere di entrare nel programma più avanzato, che è il coaching, Impact Coaching, che è dove ti seguiamo per un anno intero. Infatti, Federico, abbiamo fatto veramente tante belle cose durante i 12 mesi passati, no? Quando sei entrato nel coaching. Ti ricordi qual è il primo piccolo risultato, se ti ricordi, perché sono passati un po' di mesi, che hai raggiunto quando sei entrato all'interno del coaching? Sì, principalmente è stato quello di strutturare il messaggio. Se io devo pensare al risultato, e una volta te l'ho detto anche in una delle call che facciamo ogni mercoledì, è che ti ringrazio perché sono riuscito finalmente a strutturare un messaggio che venisse compreso. Quindi questo per me è un grande risultato dal punto di vista, come dire, di struttura, del progetto. Dal punto di vista invece, magari più di commerciale, è stato il lancio di Autostima Challenge, che è il nostro ebook di base attraverso il quale facciamo conoscere Emospace, che grazie alla, come dire, alla ristrutturazione per esempio, delle ads di Facebook, ha fatto un salto enorme, era il mese di febbraio-marzo, ecco. Sì, ristrutturando le ads così come appunto si trova nei contenuti del marketing programmatico. Fantastico. E senti, tra poco magari parliamo anche di numeri per far capire quello che è possibile, no? Anche partendo a volte da zero, come nel tuo caso, o comunque con una base di marketing che ancora non c'era, ok? Di marketing online, di campagne online. Prima di parlare di questo, però, vorrei un attimo capire da te, secondo te, cosa hai trovato di diverso, visto che era un po' che magari seguivi il marketing oppure altre delle persone che davano soluzioni di marketing online. Cosa hai trovato di diverso nel marketing programmatico e nel coaching rispetto magari ad altre soluzioni là fuori? Ma principalmente il cuore, nel senso che il marketing programmatico si adatta molto bene a servizi che siano verso la persona e verso la crescita delle persone. E infatti, diciamo, il motto del marketing programmatico è aiuta te stesso prima di aver aiutato le altre persone. Il che vuol dire che comunque aiutando gli altri noi riusciamo intanto a portare il nostro lavoro, ma anche ad aiutare poi noi stessi perché cresciamo in una spirale ascendente. Però quello è che mi ha sempre colpito del marketing programmatico e del marketing fatto da Giacomo è proprio quello di essere al servizio delle altre persone. Ed è un marketing gentile. Come dire, secondo me, un marketing di cuore. Esatto, è una cosa che diciamo che il motivo per cui ho creato il marketing programmatico è perché nel corso del tempo avevo trovato due soluzioni. Una è quella di essere troppo, dare troppi contenuti ma senza mai portare all'acquisto, ok? E l'altra era quella di essere troppo aggressivo, magari offendendo un po' troppo le persone, no? C'è questi due aspetti. Il marketing programmatico si posiziona proprio nel mezzo. Abbiamo trovato un sistema che in modo gentile porta le persone all'acquisto in modo naturale, completamente naturale, però sfruttando al massimo, spremendo al massimo le opportunità, quindi tutti i contatti che arrivano nella tua lista, e
anche lì abbiamo il modo per farli arrivare nella lista in modo naturale, poi acquistano tutti quelli che possono acquistare, no? Abbiamo poi varie strategie che magari di cui parleremo magari anche fra un attimo con Federico, che proprio spremono la lista al massimo, ma lo fanno in modo naturale, quindi portando le persone all'acquisto senza spingerli in modo aggressivo, che lo si fa la qualità di un venditore professionista, giusto? Lo si fa formando, cioè nel senso dando i giusti contenuti, dando già valore alla persona che può, attraverso i contenuti che noi diamo, già avere sufficienti informazioni per fare una trasformazione da sola. Dopodiché sarà la persona stessa a scegliere se intraprendere un percorso, acquistare un PDF, no? È chiaro che dietro ci deve essere un servizio finale di valore, però la responsabilità è nelle mani della persona che riceve la mail, la quale, voglio dire, avrà, come dire, avrà tutte le competenze per decidere se una cosa è da approfondire oppure no. Questo, secondo me, del marketing deve passare. Assolutamente, poi nel coaching parliamo sempre di non informazione, no? A parte questo funziona a tutti, abbiamo clienti sia che vendono infoprodotti come Federico che altri clienti, oppure consulenze come Federico, però non si tratta tanto di informazione ma di trasformazione, no? Quindi si tratta di trasformare la vita delle persone e fargli capire al momento prima dell'acquisto che come verrà trasformata, lì poi non ci sono più dubbi, obiezioni sul prezzo, assolutamente. E Federico, ti va di raccontare un attimo quali sono le strategie principali e in quale ordine magari che abbiamo implementato insieme nel coaching? Sì, le abbiamo praticamente implementate tutte in questo anno. La strategia principale è quella appunto di riempire quella che tu chiami riempire la tanica, cioè far arrivare al contatto potenziale, no? Il nostro messaggio. Ripagarsi le spese per l'acquisizione di questo contatto attraverso la vendita, no, di infoprodotti alla base, e poi portarlo così alla cima della piramide, cioè il servizio, il programma più approfondito, che gli permette di andare più veloce, più in profondità, che appunto ha un alto costo maggiore, chiaramente perché è un programma più approfondito, è lì che portiamo alla vera trasformazione della persona. Quindi abbiamo usato per esempio il quiz funnel, appunto è un modo di riempire la tanica veramente molto strutturato, ma veramente molto efficace. Abbiamo utilizzato i movie training, ossia la formazione, no, della persona attraverso un unico video che la porta da un concetto a un altro concetto, facendogli capire perché il nostro servizio o prodotto aiuta a fare quella trasformazione che loro stavano cercando. Quindi molti pensano, no, che Facebook sia, no, la soluzione, quando in realtà è proprio l'ultimo step a cui dobbiamo guardare, e quindi implementiamo tutto quello che c'è dopo il traffico, e poi il traffico arriverà. Possiamo andare da qualsiasi distributore di benzina, diciamo, per far andare avanti la macchina, ma se non abbiamo la macchina non andiamo da nessuna parte, ecco. Esatto, e quello che non capisco, molte persone che magari o sanno che bisogna impostare questa macchina ma non sanno farlo correttamente, perché studiano magari funnel di qua di là, sembra mettere insieme alcuni pezzi, ma non è così. Prima di creare la macchina serve un ingegnere, no? Che siamo noi, l'ingegnere che faccia capire come creare quella macchina, perché molti la impostano, poi l'accendono e non parte, oppure parte e si smonta nel frattempo perché non ha il messaggio giusto, non ha alcuni punti corretti. E poi però bisogna anche capire che è un sistema strutturato, cioè c'è, come ha detto Federico, una campagna che riempie la tanica di contatti, lo scopo dovrebbe essere almeno quello di ripagarsi i costi, quando per Federico fra poco ci arriviamo è stato molto di più, e poi portarli a far capire il valore di un prodotto o servizio ad alto costo, che per Federico mi sembra sia tra i 500 e i 1000 euro, un migliaio di euro, sì.
Esatto, poi altro coso varia molto il suo mercato di massa, quindi un po' più basso rispetto a chi nel B2B che può arrivare fino a 10, 15 o 20 mila euro come altri compagni di coaching di Federico. Però Federico, vorrei un attimo, pertanto per far capire la potenza del quiz, no? Tu hai detto giustamente che è una delle più delle campagne più difficili da impostare, perché è quella più strutturata, se vogliamo. Più difficile, più strutturata, nel senso che bisogna essere molto concentrati mentre la si struttura ed essere seguiti sicuramente la prima volta perché non è facile, ecco. E anche magari quella più divertente, dopo che l'hai capito come funziona. Ora, tanto per far capire la potenza di questa campagna, no? Tanto per farvi capire, a chi sta ascoltando, noi abbiamo fatto un contest interno al coaching, dove per un mese abbiamo effettuato questa gara interna, con un premio che era quello di vincere un mastermind qui nel mio ufficio. A cui hanno partecipato Federico e tutti gli altri membri del coaching. E in tanti hanno lanciato la propria campagna Quiz Funnel e in tanti hanno generato veramente tanti risultati. Ma Federico, non so, non ricordo, forse non sei stato il primo a lanciare la campagna, mi sembra, vero? È però una questione tecnica solo di partenza, non sono riuscito a farla partire. Ha perso, diciamo, il primo posto, il posto più veloce, Esatto. ok? Perché c'è stato questo problema tecnico, però ha vinto il primo premio. E questo premio lo ha vinto con quali risultati, Federico? Aiutami a ricordare un attimo, non vorrei sbagliare, magari. In un mese e mezzo di campagna, ora abbiamo raccolto 8.700 contatti. Tutto questo riuscendo a anche guadagnarci 700 euro alla fine dei conti tra i costi di Facebook. Quindi non ho dovuto pagare questi 8.000 contatti, tra le altre cose, contatti profilati, perché chiaramente arrivavano da un lavoro dietro di profilazione attraverso il messaggio. E quindi, e addirittura appunto anche guadagnarci su questi contatti subito dopo, ecco. O nel, nel fra, non subito dopo, nel frattempo che si raccoglievano, perché appunto poi dopo il quiz c'è l'offerta, ognuno fa chiaramente l'offerta in base al proprio mercato, ai propri prodotti. Però ecco, molto spesso si sente, no, ho raccolto contatti a 40 centesimi, 50 centesimi, invece attraverso Quiz Funnel, cioè, ci hanno anche pagato, insomma, per essere all'interno della nostra newsletter fra un po', ecco. Quindi è stata una campagna molto, molto efficace. Fantastico, ovviamente ci sono tante persone che dopo un anno magari spendono tantissimo per fare 300-400 contatti. Federico, in un mese e mezzo 8.600 contatti, quando ovviamente ne aveva già nei 12 mesi passati generati altre decine di migliaia. Ovviamente questi sono tutti nuovi contatti che mentre entravano dopo il quiz vedevano un'offerta, un po' di quelli l'acquistavano e si ripagavano i costi. Poi Federico, tramite il Movie Funnel, ovviamente a queste persone offriva altro. Quindi veramente complimenti Federico, perché comunque se il Quiz Funnel, è vero, l'abbiamo fatto insieme tutto quanto, ma non è così semplicissimo da far funzionare. Quindi veramente complimenti. Ora Federico, all'inizio abbiamo parlato, no, di quelli che sono i risultati che hai raggiunto. Ce li puoi ripetere un attimo? Perché magari l'ho detto io così al volo, però vorrei far capire, insomma, chi ci ascolta in 12 mesi, cos'è possibile, anche partendo quasi completamente da zero in questo caso. Quindi, quali sono i risultati generali che ad oggi, o comunque nell'anno passato, okay, hai raggiunto da quando sei entrato nel coaching? Sì. Allora, appunto, ci tengo a dire due cose. Una è che è necessaria la tecnica, e su questo c'è il marketing programmatico, ed è necessario il cuore, cioè nel senso è necessario farlo in un certo modo e il più allineati possibile. Secondo me, senza queste due componenti, né una né l'altro, difficilmente si riescono ad avere risultati, come dire, apprezzabili. Okay? Fatto sta che comunque abbiamo raggiunto 12.000 clienti, il che vuol dire che abbiamo
venduto a 12.000 mamme e genitori il nostro PDF di entrata, diciamo, che si chiama Autostima Challenge, che aiuta proprio i genitori a connettersi con i loro bambini attraverso 28 giorni di esercizi. Quindi già questo per noi è stato un risultato straordinario, perché non eravamo mai riusciti ad avere un impatto così, come dire, esteso, sulle famiglie. Perché per noi questo vuol dire andare almeno ad aiutare, per una media di due bambini a famiglia, 24.000 bambini. E per noi questo vuol dire impattare sulle famiglie in Italia per il momento, questo in un anno. E poi alcune di queste mamme naturalmente hanno fatto step successivi nei corsi che sempre di più li aiutano a connettersi con i bambini, fino ad arrivare al nostro corso, diciamo, più approfondito, che si chiama Family Revolution, che li segue in un percorso proprio di connessione con se stesse e con il bambino. Quindi, diciamo, questi sono i numeri. Attraverso questo, chiaramente, noi siamo riusciti a investire nel progetto, perché chiaramente bisogna investire in inserzioni su Facebook, su YouTube, quello che sono, investire nei software, investire nella propria formazione, chiaramente, perché altrimenti non arrivi, perché è molto importante il mindset, è molto anche importante il soul set, ma sono importanti entrambi. Però ecco, la formazione è fondamentale, quindi chiaramente ci sono dei costi da sostenere. Però grazie a questo abbiamo potuto sostenere il nostro progetto e sostenere la nostra famiglia solo facendo il nostro mestiere, portando avanti la nostra missione. Quindi e questo per veramente il bene delle famiglie che entrano in contatto con noi. Assolutamente, è proprio quello. Ovviamente questo è un dato importantissimo da sottolineare, il fatto che ovviamente all'inizio, magari quando non abbiamo la leva economica, io sono partito senza leva economica, quindi lo so benissimo, Io anche. magari più il tempo e quello che abbiamo per formarci e provare a fare cose. Appena abbiamo un po' di leva economica, la investiamo per aumentare ulteriormente, usarla, appunto si chiama leva economica, perché tramite la formazione, tramite i software, compriamo velocità. E questo è esattamente quello che ha fatto Federico. Insieme magari a noi durante il percorso, e ha usato magari anche questa formazione, questo investimento, anche per, come ha detto lui, per il mindset, no? Per mantenersi focalizzati e allineati sul progetto. E ovviamente questo lo dico io al posto tuo, Federico, il lavoro è tantissimo, okay? Quindi magari diffidate che ci sta ascoltando da chi ti insegna Get rich quick, no? Gli schemi di diventa ricco facilmente non esistono. Non esistono. Se qualcuno ti dice diventa ricco facilmente, c'è sempre qualcosa sotto. Ovviamente il marketing programmatico funziona alla grande, ovviamente va implementato e all'inizio c'è molto lavoro, che okay? Anche se investi in formazione, eccetera, c'è molto lavoro. Senza quello, ovviamente, non ottieni risultati. Quindi faccio complimenti a Federico, anche agli altri, magari che sentiremo in altre interviste, perché veramente, a parte che si tira una vicenda, ok, però impiegano veramente tantissimo lavoro. Federico e Daniela, per esempio, veramente lavorano tantissimo e hanno ottenuto grandi risultati. Io appunto, effettivamente, noi siamo una famiglia numerosa, quindi abbiamo dovuto comunque organizzarci bene, e tra le altre cose, alcune delle lezioni di Giacomo è proprio quella di ottimizzare e strutturare bene, organizzarsi bene i tempi attraverso, per esempio, la legge di Pareto 20-80, eccetera, eccetera, perché è fondamentale, perché se io e Daniela non ci organizziamo bene negli orari di lavoro, non riusciamo a implementare assolutamente nulla. Quindi, più che facile, diciamo che diventa facile nel momento in cui tu stai facendo qualcosa che è tuo, tu sei allineato con quel qualcosa, e quindi è come se fossi tu stesso che ti stai lanciando. Quindi diventa facile quel lavoro, non, senti la fatica, ma non è un grande sforzo, perché alla fine sei tu, la fatica la senti, perché chiaramente è mentale e fisica, però il cuore è quello che porta avanti tutto. Ti diverti, alla fine ti diverti perché sai che c'è sempre qualcosa da fare che non ti piace in tutte le attività, però anche quando la fai, sai che è per quella cosa a cui sei allineato, la tua visione, la tua missione. Infatti, anche nella masterclass parliamo sia di produttività, nel coaching parliamo sia di produttività,
che anche di vision e di come allinearsi per ottenere il massimo della motivazione, che è quella che fa la differenza in un imprenditore, assolutamente. E Federico, può dirci in 12 mesi, ok, qual è il fatturato che hai raggiunto, quali sono i profitti e le spese? Ok, allora, per quanto riguarda il marketing programmatico, quindi quello che si è sviluppato dal marketing programmatico, di fatturato abbiamo fatto 120.000 euro. Poi chiaramente appunto bisogna togliere i costi di inserzione, i costi di software, togliendo appunto costi di inserzione, costi Stripe e PayPal, no? le commissioni, il netto, diciamo, di quello è stato circa 87.000 euro nei 12 mesi. Quindi questo vuol dire che è la cifra che permette di vivere serenamente facendo il proprio lavoro, aiutando gli altri e investendo anche su quello che serve banalmente, software, computer, telecamera, non lo so, comunque è quello che permette a una macchina di continuare a girare, quantomeno continuare a girare. Beh, io credo che sfido molte persone, molti imprenditori a dirti che hanno dei margini superiori. Ovviamente più scali un'attività, più aumenti l'attività, no? Adesso tu magari ti parlerai anche dei tuoi prossimi step, però più scali l'attività, più aumenti i costi, è chiaro. È anche vero che secondo me molti imprenditori che sono al tuo livello di fatturato hanno dei margini molto più bassi, assolutamente. Quindi sfido chiunque a dirti che ha dei margini migliori dei tuoi. Ci saranno magari delle persone, ma sono pochissime sicuramente. Quindi è un ottimo risultato e come vedete in 12 mesi questo è quello che è possibile, no? Ed è solo il prossimo step, perché Federico, quali sono, dove sei lanciato adesso verso i prossimi mesi? Quali sono i tuoi prossimi step e quelli di Daniela? Allora, chiaramente sempre andando a riempire sempre di più la tanica dei genitori e delle famiglie per farci conoscere, portare sempre più persone verso quella che chiamiamo la cima della piramide, cioè il percorso che li segue step dopo step a una maggiore connessione, quindi e portare più persone verso il programma più approfondito. Questo è il primo step. Per poi, e questo però è un progetto magari per il prossimo anno, riuscire a formare persone che possano diventare facilitatori familiari attraverso il nostro metodo di educazione emozionale in famiglia. Quindi questo è poi un progetto più grande, cioè riuscire a raggiungere coach, educatori che vogliono utilizzare il nostro metodo per aiutare le famiglie. Questo ci permetterebbe di impattare chiaramente molto di più, dove non arriviamo noi possono arrivare gli altri. Quindi questa è la vision, no? Riuscire a formare altre persone che facciano il nostro, diciamo, non il nostro mestiere, ma usare il nostro approccio, ecco. Assolutamente, questo ovviamente quando hai un sistema, un metodo che cambia la vita delle persone come il vostro è quasi un dovere, no? È un dovere, è un diritto, ma anche un dovere metterlo nelle mani di più persone possibili. Assolutamente. Quindi lo sentiamo proprio forte, cioè nel senso ti chiama, quindi nonostante le difficoltà che ci possono essere, no? Come sappiamo ci sono sempre alti e bassi, però c'è sempre una luce che ti, che ti chiama, no? E quindi alla fine vai sempre a finire lì. Fantastico. Ovviamente Federico è già il secondo anno che è con noi nel coaching e ovviamente faremo tutto questo insieme, anche perché stiamo per rilasciare nel coaching l'Impact Training, che è un training che sarà perfetto anche per creare un team, in quale ordine, come farlo, soprattutto da remoto, e portare la propria attività a livello successivo, anche sia da partendo da zero, ma anche dal punto in cui si trova adesso quella di Federico e Daniela. Quindi Federico, allora ti ringrazio tantissimo per questa bellissima intervista. Se c'è qualcosa che vuoi condividere con la nostra audience prima di terminare l'intervista, o qualche anche link che vuoi suggerire dal quale seguirti per chi è interessato, questo è il momento opportuno. Sì, allora do i due link, appunto www.genitorialcontrario.it e emospace.it, che sono i nostri due siti dal quale, diciamo, si possono prendere informazioni sul nostro progetto. Quello che mi sento di dire è appunto che, come è stato, io posso portare la mia esperienza
di usufruire di ciò che arriva, non fermarsi alla formazione gratuita, che appunto ho fatto per anni perché non avevo le possibilità per fare altrimenti, ma arriva un certo punto in cui quando senti che c'è la chiamata bisogna fare il passo, quindi non aver paura di formarsi perché è probabilmente l'investimento migliore che facciamo. Per noi stessi e se appunto abbiamo una grande idea, per le persone che aiuteremo. Quindi in realtà noi stiamo investendo su noi stessi, ma in realtà lo stiamo facendo per tante altre persone. Quindi, quando c'è l'occasione, quando si sente che il cuore batte forte, bisogna prendere la palla al balzo, ecco. Ed è quello che ho fatto io con Giacomo. Ho utilizzato il sistema di Giacomo. Dove io riuscivo ad arrivare, lo stesso mi ha portato a fare il salto e poter approfondire le sue metodologie e quindi poi sarebbero tutte le famiglie che quest'anno ci hanno incontrato a dover ringraziare Giacomo perché ci ha permesso questa cosa. Sì, 50%, dai, 50% me, il mio marketing programmatico, ma il 50, anche più del 50, ovviamente il lavoro che avete fatto, quello che state facendo, sicuramente. Ti ringrazio comunque perché è un ottimo feedback, che fa sempre piacere sapere e conoscere. Federico, ti ringrazio di nuovo, è stato bellissimo, intervistarti e sapere che hai raggiunto tutte queste famiglie, che ne raggiungerai tante altre nei prossimi mesi. E per tutti quei ragazzi che vogliono fare come Federico e prendere la scorciatoia per ottenere risultati, potete candidarvi perché non lavoriamo con tutti nel coaching, ma potete inviare la candidatura per sapere se vi possiamo aiutare e farlo dal link giacomofreddi.it/quiz, ok? Trovate anche il link sotto questa intervista, potete andare lì, candidarvi e poi parlare con uno dei nostri business coach per capire se è qualcosa adatto a voi, se vi possiamo aiutare, quali risultati aspettarvi con un piano anche personalizzato che farete insieme in call. Quindi detto questo, di nuovo Federico, ti ringrazio tantissimo, super intervista e magari ci vediamo nella prossima intervista fra qualche mese. Perfetto, grazie, grazie a tutti. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima intervista.